Qualche mese fa lo Stato ha recepito con un primo documento quelle che sono le indicazioni dell'Unione Europea per quanto riguarda l'utilizzo dei fitosanitari. Da questo documento ne verrà generato un altro, sempre a livello nazionale, che si chiamerà Piano d'azione nazionale sui fitosanitari, affinché verranno esplicitati alcuni passaggi operativi per coloro che acquistano, vendono prodotti fitosanitari, per cui interessate sono anche le aziende agricole. In questo programma di azione nazionale, che vedrà la sua approvazione nei prossimi mesi, dobbiamo però già dare qualche indicazione di massima su quelli che saranno i contenuti del programma. Innanzitutto, un primo punto va messa l'attenzione su quello che è la parte della formazione. La formazione avrà comunque una revisione rispetto a quella che è attuale, quindi tutte le imprese agricole che acquistano prodotti fitosanitari per utilizzarli per la propria attività dovranno avere una formazione che durerà 5 anni, con alcune caratteristiche. Queste caratteristiche dipenderanno non solo dai contenuti delle materie che verranno svolte in questi corsi, ma anche dalla qualifica che dovranno avere le docenze che terranno i corsi di formazione. Questo corso, che sarà obbligatorio come già è in essere, per le imprese agricole, avrà una durata di 5 anni e le nuove modalità saranno stabilite successivamente dalle regioni di competenza. Ad ogni modo, dal 26 novembre 2015 l'azienda dovrà avere, l'abilitazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari, tenendo conto delle nuove disposizioni. Ricordiamo però che tutte le imprese che hanno in corso di validità i famosi patentini fitosanitari o che li stanno conseguendo in questi mesi, si porterà fino a compimento della validità stessa il patentino e successivamente il rinnovo sarà con le nuove modalità, quindi non dovranno rifare in corso d'opera l'autorizzazione. Anche con la normativa che si sta modificando, ci sarà comunque un corso di aggiornamento successivo al corso di formazione e ci sarà comunque il rinnovo dell'abilitazione rilasciata con il primo corso. Un'altra novità per le imprese agricole è relativa al controllo delle attrezzature che servono per distribuire i prodotti fitosanitari. Infatti, dal 26 novembre 2016 le aziende dovranno fare un controllo almeno ogni 5 anni delle proprie attrezzature. In particolare, poi, chi ha acquistato un'attrezzatura dal 26 novembre del 2011 entro il 2020 deve comunque fare almeno un controllo. Infine, un'applicabilità che è già in vigore da quando è stato emanato questo decreto in recepimento della direttiva quadro europea, ma che di fatto è già una realtà per le nostre imprese agricole, è la gestione del registro dei trattamenti fitosanitari. Sostanzialmente nel registro tutte le imprese sanno che devono stilare la registrazione non solo della tipologia del trattamento, ma anche dell'epoca del trattamento, su quale coltura e quindi individuare l'appezzamento e il mappale corretto di dove è stata fatta la procedura di trattamento fitosanitario.